Ciao a tutti amici di extremord.com, sono Ivan, siamo al buio per vedere la SteelSeries Apex nel suo ambiente naturale. Come abbiamo già anticipato, una tastiera caratterizzata da una retroilluminazione particolarmente importante, vediamola subito, la facciamo partire tra virgolette, eccola qui. Diciamo facciamo partire perché in realtà era già accesa, ma era nel livello off sostanzialmente dei LED, che è controllabile da tastiera direttamente tramite il tasto SteelSeries e i pulsanti in seconda funzione in tasti multimediali. Ecco qui, abbiamo 8 livelli di retroilluminazione, che, compreso ovviamente quello off, che ci permettono di regolare l'intensità della stessa. Un aspetto particolare è che l'intensità regolata, diciamo, in modo manuale è valida soltanto finché rimaniamo su layers, sono 4 i layers. Nel momento in cui cambiamo layers viene riportata qui default, che è configurabile a livello di driver. La tastiera, come abbiamo già anticipato, è caratterizzata da 5 aree di retroilluminazione indipendenti a 16,8 milioni di colori LED RGB. Abbiamo impostato alcune configurazioni, abbiamo più che altro modificato quelle di base, ma comunque potrete scegliere qualunque colore volete. Le aree sono l'area laterale sinistra, dove ci sono i tasti per il controllo dei layer e i tasti macro, l'area centrale, il blocco centrale con i tasti alfanumerici, i tasti function e macro aggiuntivi e il blocco tasterino numerico, direzionale e multimediale. Il quinto blocco sono le retroilluminazioni laterali, che anche queste sono configurabili e possono essere cambiate a seconda dei propri gusti. Come vedete passiamo dal bianco al giallo al blu e insomma possiamo scegliere quello che vogliamo. Rivediamo una tastiera nella parte anteriore, ecco qui alcune possibili configurazioni, ma tutto è a scelta dell'utente. Un aspetto particolare di questa tastiera rispetto a quelle membrane è che la retroilluminazione è soltanto sotto la lettera. Sostanzialmente non vediamo una retroilluminazione a cornice, se possiamo dire così, quindi che illumina anche la tastiera nella parte interna, ma soltanto i simboli come le tastiere meccaniche sostanzialmente. È un prodotto sicuramente altamente personalizzabile, caratterizzato da una elevata possibilità di colori diversi grazie ad RGB. Con questo abbiamo terminato la recensione della SteelSeries Apex, continuate a seguirci nelle prossime recensioni. Un saluto da parte dello staff.